finalmente conosciamo l'altra metà di The Others. Sì, io sono Gian Gaetano Di Camillo, sono amministratore delegato di The Others, sono entrato in questa struttura quasi 2 anni fa, grazie a Paolo, diciamo che ci siamo riuniti dopo un po' di esperienze differenti, dopo la Bates io sono andato in Red Cell, ho fatto una piccola esperienza anche in un'azienda e poi abbiamo avuto l'occasione di ricongiungerci, ci prendono tutti in giro perché in realtà ci dicono sempre, beh, vi vedevamo bene sin dall'inizio e quindi questa è stata il giusto completamento di un cammino. Sono molto contento, questi 2 anni sono stati, a parte che sono volati, e poi sono stati veramente, hanno messo a frutto le nostre potenzialità al massimo e nel modo migliore possibile. Un frutto che si vede anche nei numeri, perché insomma dobbiamo smentire il più 30 preannunciato per dire che chiudete a più 50. Purtroppo dobbiamo dare questa notizia. No, è stato un anno fantastico, tu ricorderai che l'anno scorso ci eravamo detti speriamo di rivederci a gennaio 2009 dando le stesse notizie, invece no, dobbiamo dire più 50, che ovviamente ci rendiamo conto che essendo noi una struttura snella sia un risultato che ha un valore assoluto, di tutto rispetto soprattutto per noi, ma anche non così difficile da raggiungere. Certo, se fossimo una struttura, una multinazionale, sarebbe difficile raddoppiare anno su anno. In ogni caso, visti i tempi, per noi è una grandissima soddisfazione, quindi siamo molto contenti anche perché nel frattempo la struttura è cresciuta. L'anno scorso quando abbiamo fatto questa intervista credo che fossimo un team di 8 persone, adesso siamo 15. Quindi è quasi raddoppiato anche quello, ovviamente. Una nuova direzione creativa composta da una coppia creativa, come avete scritto voi, tutta al femminile, che così compensano i due, che siamo due vecchi babbioni, soprattutto io, infatti ho la barba bianca apposta. E, però niente, adesso al di là delle battute, è un periodo fantastico, siamo molto molto contenti. Siccome non può essere sempre tutto rosa, quali sono invece i nei di questo mercato? Cioè, insomma, le cose più difficili da affrontare, se ce ne sono? Beh, sicuramente è un mercato che l'anno scorso per noi è stato rosa, devo dire. Magari quest'anno si presenta un pochino più grigio. I nei sono, direi, sempre gli stessi. La rincorsa spasmodica a nuovi clienti, il fatto che noi come piccola struttura non possiamo mai tirare i remi in barca, non dobbiamo mai essere contenti, e il fatto che essendo piccoli spesso corriamo il rischio che i clienti ci vedano come una struttura anche remunerativamente parlando un pochino più bassa rispetto agli standard. Questo non è perché in realtà il servizio offerto di Others è un servizio di altissima qualità. Io e Paolo siamo gli account di questa struttura, perché poi dopo, a parte le qualifiche, siamo noi i diretti responsabili dei conti, e quindi questo è il valore aggiunto che diamo ai nostri clienti. Speriamo sempre di più che realtà anche più grandi si rendano conto che in questo momento probabilmente strutture come la nostra possono tenere il passo e tenere testa a strutture più grandi, che sicuramente sono più strutturate, diciamo così, però in alcuni casi, visto che noi in quelle strutture ci siamo stati, magari sono deficitari. Questi nei si vedono meno perché vengono ben coperti dalla struttura, ma ci sono. Quindi questi, diciamo così, sono gli aspetti che vorrei venissero meglio recepiti quest'anno, e quindi questi nei potessero essere definitivamente estratti dal corpo. Ma tra creatività e servizio c'è una scelta da fare? Cioè, su quali puntate maggiormente? Allora,
Noi siamo circondati da agenzie che amano più o meno distinguersi tra quelle attrazione account e quelle attrazione creativa. Noi vogliamo essere attrazione integrale, se fossimo una macchina saremmo attrazione integrale, perché pensiamo, ma siamo convinti, non è una cosa di posizionamento, di dover portare al massimo livello possibile sia la qualità del servizio sia la qualità del prodotto creativo. Questo è l'unica soluzione ed è l'unico modo che ha una realtà come la nostra, formata da gente che viene comunque da ambito multinazionale, perché sia noi sia la nostra direzione creativa proveniamo da lì, però siamo in questo momento ci troviamo in una situazione di dover ancora dimostrare il nostro valore. L'unico modo che abbiamo per farlo è essere sempre migliori sia sul fronte del servizio sia sul fronte della creatività. Quindi non c'è una scelta, siamo obbligati a far tutto meglio, tutto benissimo. Ma anche di capire che voi pensate che le gare siano un modo per democratizzare, insomma, il new business, cioè per far partecipare anche aziende, giustamente agenzie che non sono così conosciute o note perché sono realtà più nuove. Sì, spesso c'è la possibilità di farsi conoscere. Io noto ancora delle resistenze da parte di aziende molto grandi che magari pensano di aver bisogno, anche per una questione puramente di immagine percepita all'esterno, di avere la grande agenzia multinazionale, quando magari poi oggettivamente non ne avrebbero nessun bisogno. Per cui bisogna ancora un po' lavorare per far capire che anche la grande azienda può trovare, anzi soprattutto una grande azienda può trovare in un'agenzia snella le risposte a tutte le proprie esigenze, perché è chiaro che un'agenzia come la nostra, se domani fosse chiamata da una grandissima azienda, si troverebbe a essere da una parte travolta dalla mole di lavoro, ma dall'altra parte anche essere estremamente stimolata, gratificata e ad avere un cliente importantissimo da seguire e coccolare in tutti i modi. E questo è un aspetto fondamentale, secondo me, perché molto spesso le grandi aziende, quando scelgono le grandi agenzie, perdono di vista che stanno entrando in una realtà dove saranno il cliente numero 15. E che ci piaccia o meno, questi ranking ci sono. Di solito sono fatti sui ricavi, quindi care aziende, pensate, meditate, nel senso che alla fine si trova gente come noi che lavora lì, solo che non li vedono mai se non per firmare il contratto, invece a noi ci vedono a tutte le riunioni, e per il resto chi c'è dietro non si sa mai.